bene, va bene. Centro accoglienza Padre Elia Alleva. Abbiamo pensato quest'anno così difficile e così inatteso nelle sue modalità di svolgimento delle feste di non lasciare le persone più fragili comunque sole, perché di suo il Natale amplifica ciò che c'è di bello e ciò che c'è di brutto. Se una persona a Natale sta bene, si sentirà ancora meglio, ma se una persona a Natale non sta bene, purtroppo si sentirà ancora peggio, e noi abbiamo voluto fortemente che questo perlomeno si riuscisse un po' a ridurre come fenomeno. E abbiamo pensato, invece del solito pranzo di Natale che non abbiamo potuto fare, di sostenere le realtà che sui diversi territori a loro volta sostengono le persone prioritariamente senza dimora o comunque a rischio di forte disagio economico e sociale. Cambiano necessariamente le consuetudini a causa dell'emergenza sanitaria e cambia quindi anche la tradizione dei pranzi di beneficenza che nel periodo natalizio vengono offerti dall'amministrazione comunale. Quest'anno, per andare incontro ai cittadini più fragili che vivono una situazione di difficoltà economica e sociale, l'iniziativa si trasforma dunque in una solidarietà diffusa, moltiplicando l'impegno sui territori e sostenendo chi già si occupa della solidarietà, come il carcere, le mense, i centri di accoglienza e le case per anziani, con Napoli Servizi e col supporto di volontari, fra cui il personale operaio di Whirlpool, che hanno provveduto a distribuire ingenti quantità di alimenti e generi di prima necessità, oltre a dispositivi di protezione per la pandemia. Abbiamo cominciato con Poggio Reale, perché abbiamo inteso che all'interno delle carceri, di per sé già sovraffollate, ci fossero delle persone senza famiglia, detenuti che soffrono ovviamente di essere dentro le mura carcerarie e senza una telefonata, senza un contatto con nessuno. E quindi abbiamo rivolto a loro il nostro primo pensiero. Poi siamo andati già alla Ronda del Cuore al Vomero, perché nonostante sia un quartiere definito tra quelli a minor rischio di esclusione per i nuclei di esclusione sociale, comunque anche lì la nuova povertà sta iniziando a dilagare. Ora siamo qui alla Mensa del Carmine, dove con Don Francesco da sempre abbiamo una attività di collaborazione e di partenariato, e durante la pandemia più e più volte ci siamo incontrati per la consegna dei dispositivi di protezione individuale, mascherine, gel, cibo. E oggi abbiamo consegnato 25 confezioni di derrate alimentari destinate appunto a diventare pasti da asporto per le persone senza dimora. E continuiamo così sul territorio, alle piccole ancelle del Cristo Re, andiamo alla parrocchia della Santissima Immacolata, andremo al centro di prima accoglienza per una tombolata e andremo alla nostra casa di riposo del Signoriello a Secondigliano, al centro l'Altra Napoli Onlus, all'Istituto La Palma e alla tenda. Sono tutte realtà che Napoli ben conosce, alcune, altre le conosce meno. Tramite nostro e la nostra testimonianza aiutiamo anche la città a vedere dove il grande cuore di Napoli riesce ad arrivare. È un Natale che amplifica più del solito il disagio economico ed emotivo di tanti. In città si è modificata la povertà ed era indubbiamente necessario individuare un modo alternativo per far sentire la vicinanza della pubblica amministrazione. Ai cittadini della nostra straordinaria Napoli, noi sappiamo quanto tutti noi teniamo al Natale e alle festività del fine anno. Quest'anno le dobbiamo, come dire, trascorrere in modo diverso, sicuramente più sobrio e con un pensiero rivolto a chi purtroppo non c'è più o chi ancora sta soffrendo in ospedale. Il nostro pensiero a tutto il personale sanitario che da marzo ormai è impegnato notte e giorno a salvare vite umane, e anche ai dipendenti dell'amministrazione comunale di Napoli dei servizi indifferibili, perché con grande spirito di sacrificio hanno affrontato giornate molto complicate di lavoro. A tutti noi, quindi, un buon 2021, che sia meglio del 2020.